devo dire, inizio con un po' di emozione perché aver appreso anch'io qui la notizia che il grande presidente Corrado Sforza Fogliani, al quale mi lega non solo una grandissima stima ma una profonda, e lo voglio sottolineare, amicizia, perché sono tanti anni che ci conosciamo e che ho seguito sempre la sua attività ed è sempre stato un punto di riferimento. Quindi davvero un abbraccio forte e un ringraziamento per quello che ha fatto e che farà ancora, però, come presidente di Confedilizia e non solo, nel fare battaglie giuste, perché la pacatezza, l'autorevolezza e l'equilibrio con cui il presidente Sforza Fogliani ha sempre indicato non solo al mondo della magistratura dal quale provengo, con le riviste giuridiche, con tutta l'attività scientifica, ma anche alla politica, strade da seguire nell'interesse non della sua categoria, nell'interesse di tutti, nell'interesse dei cittadini, nel trovare quel punto di riferimento. Quindi davvero grazie al presidente Corrado Sforza Fogliani e grazie al presidente Paolo Righi, lo ringrazio per questo invito e per le cose che abbiamo seguito e che sull'abusivismo vorrò dire, ho cercato di dare il mio contributo nella lotta all'abusivismo anche come seguendo per il governo e per il Ministero della Giustizia gli emendamenti. Saluto poi tutti voi e davvero importante la vostra professione per alcuni aspetti che tra l'altro voglio riprendere e sottolineare. Desidero poi ringraziare e salutare i parlamentari presenti. Ho visto alcuni senatori, amici Mandelli, Gibino, senatore Puglia, senatore e quindi tutti gli altri parlamentari che sono presenti, perché il Parlamento, oggi c'è la discussione con il governo, fa troppi decreti, però io devo dire che anche quando il governo fa i decreti, poi in sede di conversione, io non ho grande esperienza, però vedo un grande dibattito sia alla Camera che al Senato e quindi vedo degli stimoli e bisogna ammettere che molte volte anche testi che partono in un modo poi in sede di conversione vengono migliorati. Finisco quei saluti con l'amico Ligotti che ha fatto prima di me il sottosegretario e quindi che se sbaglio qualcosa mi correggerà. E voglio solo segnalare alcuni aspetti. Uno in cui credo, anche per la mia esperienza di magistrato, che è quello della professionalità degli agenti immobiliari, che è un nodo e un punto di partenza fondamentale. Perché se funziona il punto d'incontro tra compratore e venditore, se il professionista, l'agente immobiliare, riesce a svolgere la sua professione con professionalità, con serietà, con trasparenza, il contenzioso si riduce. Perché oggi molte volte, se noi andiamo a vedere, abbiamo le statistiche al Ministero del contenzioso che può nascere intorno al bene immobile, che può essere ad uso abitativo o ad uso non abitativo, sono dati che ci fanno riflettere, così come tutta quell'attività fuori dalla giurisdizione. E quindi il ruolo dell'agente immobiliare è un agente non solo che consente a due parti di trovarsi, a capire, ma a cogliere anche gli aspetti, perché la serietà vuol dire far conoscere al compratore cosa compra e quindi tutti gli aspetti, sia dal punto di vista catastale, non solo giuridico, poi è chiaro che c'è l'atto e il ruolo del notaio, ma quell'attività preliminare che è fondamentale, e così come il venditore nel dire guarda, forse prima di mettere sul mercato questo immobile conviene adeguarlo, conviene ristrutturarlo, conviene offrire questo tipo di mercato. E questo è importante, per questo ho condiviso e come governo, devo dire che c'erano due emendamenti, uno del senatore Gasparri che poi è stato quello sul quale abbiamo il governo ha lavorato, che venne anche in commissione giustizia per illustrarlo e evidenziarlo, quello della senatrice Stefani, ma ce n'erano anche altri, poi sono stati condivisi da tutti perché è stato votato a grande maggioranza, mi pare in pochi non votarono questo emendamento che chiedeva un segnale nella lotta all'abusivismo. E questo è un punto importante, perché noi non possiamo
oggi, in un momento in cui crediamo nella concorrenza, in cui noi vogliamo garantire la concorrenza tra le persone, far ripartire il mercato, far ripartire l'economia, quindi noi dobbiamo garantire che sul mercato tutti voi vi confrontiate, facciate una libera concorrenza, ma non potete essere in concorrenza con chi svolge chi cerca di svolgere la vostra attività in modo abusivo, senza iscriversi e senza pagare le tasse. Quindi il punto giuridico, lo voglio riprendere, sul quale noi siamo partiti dal nostro ragionamento, era quello che voi come professionisti siete registrati presso la Camera di Commercio. La Camera di Commercio fa una verifica attenta sui requisiti e la professionalità. Altro punto che andrebbe aperto, non so se c'è qualche rappresentante delle Camere di Commercio, è sui controlli per garantire, perché è quello che manca. Allora è su quello che ci si deve confrontare, perché se poi andiamo a vedere quante sono, non so se avete voi una statistica, le sanzioni amministrative applicate, allora c'è qualcosa che ci deve far riflettere. E comunque, come segnale la politica, ora io spero che il provvedimento abbia un iter accelerato anche alla Camera, la politica sta dando una risposta modificando il 348 del codice penale, inasprendolo, dicendo anche a chi svolge attività abusiva, sì, l'hai fatto una volta, ma non che aspetto tre volte, come ora, lo fai una volta, una sanzione amministrativa, la seconda volta scatta il reato con un reato diverso, così come viene riqualificato con il 348. Però sull'irrogazione della sanzione amministrativa e sul ruolo delle Camere di Commercio va aperta una riflessione, va riorganizzato, perché poche sono le erogazioni, invece l'abusivismo che intorno si avverte c'è. Quindi dobbiamo su questa strada, secondo me, trovare e dare le risposte. Io mi auguro che il governo, vedo i senatori anche che fanno parte dell'opposizione, che però vedo che tutti a seconda, senza distinguere da partito a partito, ma tutte le opposizioni su questi temi ci sono, collaborano, quindi io spero che insieme si possa trovare le soluzioni. Quindi questo è un tema dell'abusivismo che mi sta a cuore e che secondo me è importante per garantire la concorrenza. Altro punto, poi non voglio togliere spazio agli altri interventi, lo accennava prima il Presidente Sforza Fogliani, quello che il governo sta facendo sulla casa e sul bene immobile, che sia ad uso abitativo o a non abitativo. Intanto sul blocco degli sfratti abbiamo introdotto la gradualità, rimettendo al giudice, c'era anche la discussione se lasciarlo al giudice o al prefetto, e secondo me è preferibile al giudice, perché conosce, comunque garantisce una tutela effettiva dei diritti sia del proprietario che dell'inquilino, di chi comunque si vede uno sfratto, che è sempre una cosa che ti turba, perché comunque la casa è importante. E quindi anche sul blocco degli sfratti abbiamo trovato non solo la forza, così come per rilanciare, di sbloccare gli sfratti, sbloccare il blocco, scusate, e però di graduarlo, quindi lasciando poi al giudice il ruolo, a seconda appunto delle parti che lo adiranno, di trovare quel giusto equilibrio tra proprietà e inquilino. Nello sblocca Italia è stato messo il rent to buy, no? Affitto acquisto, il passaggio da affitto acquisto, che anche questo è un segnale che va nella direzione nel muovere e nel credere in una politica della casa diversa e che possa rimuovere il mercato immobiliare. Inoltre, per quanto riguarda la parte fiscale, su cui certamente interverranno poi anche gli altri, comunque abbiamo previsto la detrazione c'è quella norma che consente di detrarre dal punto di vista fiscale per quando acquisti, quindi un'agevolazione per l'acquisto di immobili che sono destinati alla locazione, che vale sì per le piccole e medie imprese che hanno molti immobili, magari che in questo modo riescono ad affittare, ma anche per i cittadini, perché è una norma che vale a 360 gradi ed è prevista la detrazione. Sul catasto, che è stato accennato prima, secondo il governo
e così anche nella norma, nella delega, deve essere aperto per il valore dell'immobile alle associazioni, per il tavolo, per la vostra esperienza, perché se si parla di valore dell'immobile, associazioni come la vostra, Confedilizia e altre che hanno una competenza specifica, sono fondamentali nella rideterminazione dell'immobile. E poi c'è tutto il tema della local tax, su quale il governo crede e che deve indirizzare a una riduzione, a dettare dei paletti, lasciando poi sì ai comuni sul territorio l'autonomia, però dando dei paletti che alleggerisca, che consentano di alleggerire anche la local tax. I temi sono tanti, l'impegno del governo c'è, e io penso che davvero si possa ottenere qualche risultato guardando non agli interessi di quella o dell'altra categoria, ma del cittadino, perché il cittadino oggi deve poter essere tranquillo di acquistare un immobile quando l'acquista libero da vizi. E quindi nel momento, per ciascuno di noi, la scelta della casa, dell'immobile, è un momento fondamentale, sia nell'acquisto per chi se lo può permettere, perché purtroppo oggi non tutti hanno questa capacità economica, e quindi ma anche per chi chiaramente arriva a locare la sua prima casa, dove inizia la propria attività magari professionale, perché si trasferisce in una città dove ha lavoro e quindi deve locare un appartamento, anche quando parte con un nucleo familiare. Quindi grande rispetto per l'immobile, sia dal punto di vista appunto commerciale, ma anche per tutto quello che ruota intorno alla casa, anche dal punto di vista sociale. Ultimo tema, questo deve essere l'obiettivo, le locazioni. Noi oggi, per quanto riguarda le locazioni ad uso abitativo, abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto alla legge del 78, equo canone e tutto quello che è stato, che per un giudice che applica e fa queste cause ogni volta capire quale norma si applica e quale decreto è intervenuto la volta dopo con proroghe è difficile anche orientarsi. Però il coraggio, e questa è la sfida che lancio anche agli amici parlamentari, è quello di rimuovere le locazioni a uso non abitativo. Ci vuole coraggio, dobbiamo cercare di eliminare dei paletti, perché oggi con le locazioni ad uso non abitativo, e penso davvero ai capannoni, agli esercizi, ai luoghi dove possono svolgersi attività commerciali e a tutto quello che ruota intorno alle attività del piccolo, medio imprenditore, dell'artigiano, di chi ha un esercizio commerciale, dobbiamo semplificare queste regole, perché le norme sono troppe. Mentre abbiamo fatto dei passi avanti in quelli ad uso abitativo, in quelli ad uso non abitativo ci vuole più coraggio, perché è un modo ed è un'altra spinta per far ripartire l'economia e ridare liquidità al mercato, e comunque consentire anche alle persone di creare posti di lavoro e anche organizzarsi in proprio. E io spero che su questi temi ci sia l'impegno di tutti. Vi ringrazio per l'attenzione, auguro a tutti buon convegno e buon lavoro.